Ciao a tutti! Allora, come potete vedere, a parte che c'è una luce orribile e tipo rosa e non capisco il motivo, ecco, se mi sposto no, se mi sposto c'è una luce normale. Questo cellulare è da cambiare, ve lo dico. Quindi cercherò di stare così e no. Ma cosa sto facendo? Vabbè, lasciamo perdere. Come mi vedete, non sono proprio in formissima. Perché oggi è il mio sesto giorno di quarantena perché mi sono presa il Covid. Ebbene sì, dopo 2 anni praticamente di pandemia, però io sono scomoda così devo trovare un modo migliore, scusate. Ok, proviamo così. Dicevo, dopo 2 anni di pandemia, che l'ho scampata, che non ho mai preso nulla, che sono sempre stata fortunata. Sono rimasta colpita anch'io da questo Covid. Ho la Omicron sicuramente perché è una forma abbastanza leggera. E appunto oggi è il sesto giorno di quarantena. Quindi ho deciso di fare un vlog così a letto, vedete che sono nel letto. Perché boh, volevo raccontarvi un po' la mia experience. Tra l'altro stasera magari volevo provare a fare un tampone. E perché li ho comprati, cioè quelli da fare a casa, e vedere se sono ancora tanto positiva, poco positiva o magari già negativa, chi lo sa. Come sto? Iniziamo dall'inizio. Come sto? Non benissimo, ma neanche malissimo. Partiamo dall'inizio, forse è meglio. In pratica domenica ho dormito tutto il giorno, mi sentivo stra stanca, proprio buonanotte fiorellino. Volevo solo dormire, ma proprio in coma. Avete presente quando vi prende quel sonno che non riuscite a stare svegli neanche se vi pagano? Eccolo così. Quindi mi sono alzata al mattino, già verso le 11. Ho fatto un po' di colazione. Ho atteso un attimino. Verso la mezza ho fatto pranzo. Dopo pranzo, boh, coma totale, un sonno allucinante. E quindi sono andata subito a dormire. Tipo alle 2 sono andata a dormire. Buonanotte. Mi sono svegliata alle 6. Cioè, boh, stranissimo, io non dormo di solito il pomeriggio, anche se ultimamente ogni tanto un pisolino lo faccio. Benvenuta vecchiaia. E vabbè, comunque fatto sta che niente, ho dormito un sacco, ero stanchissima e la sera mi è venuto un male. Porca paletta, un male alle ossa, soprattutto ai polsi, alle dita delle mani, ginocchia e piedi, cioè non caviglie, proprio piedi, cioè sotto la pianta del piede e le dita dei piedi. Ma male, male, male forte, cioè che non riuscivo neanche a prendere mezzo litro d'acqua perché mi facevo male assurdo. Però ho detto, boh, vabbè, magari ho preso freddo, così. Lunedì, che cosa ho fatto? Mi sono alzata, non stavo bene, avevo ancora questi dolori fortissimi. Poi praticamente mi sentivo faticata, stanca, sonno. E allora, siccome avevo preso un po' di tamponi fai da te, quelli da prendere, diciamo, da fare a casa, ho detto, ma provo a farmi un tampone. Faccio questo tampone, risultato negativo. Allora mi metto il cuore in pace, dico, vabbè, sarà o un po' di influenza o un po' di stanchezza, oppure non lo so. Mia mamma ha iniziato lunedì pomeriggio a stare male, abbastanza male, anche lei si sentiva stanca, non aveva dolori lei, si sentiva stanca, 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 ma proprio stanchissima. Top. Scusate, dicevo che mia mamma si sentiva appunto molto male, aveva questa stanchezza, poi si sentiva accaldata, eccetera. Così martedì mattina decide di andare a fare il tampone in farmacia. Lei non l'ha fatto a casa perché ha detto: intanto, se poi sono positiva, devo comunque andare in farmacia per comunicarlo, quindi è inutile. Vado direttamente in farmacia e vediamo. Fatto sta che questa farmacista è abbastanza nostra amica, è una ragazza giovane, ha 2 o 3 anni in più di me, quindi ci conosce, eccetera. Gli fa: ma sì, sei tranquilla, non ci avrai quella cosa lì. Probabilmente hai preso freddo, sai, solite cose che si dicono. Fa questo tampone positiva. Positiva leggera, nel senso che gli ha detto positiva da poco, quindi l'inizio della tua positività. Anche ovviamente scatta la prassi di fare. Non riesco a parlare perché ho un coso in gola, tipo un groppone. di fare
il tampone ai tuoi conviventi, quindi a me e mio padre. Quindi martedì mattina verso le 11 io parto. Tra l'altro mi sentivo anche un po' meglio martedì mattina, quindi io ero anche abbastanza, possiamo dire, tranquilla, perché ho detto, vabbè, ieri ho fatto il tampone, era negativo. Oggi mi sento un po' meglio, magari non c'ho il Covid, cioè magari è stato un caso. Mio padre non aveva niente. Fatto sta che andiamo, ci fanno il tampone. Positiva, positiva, tra l'altro positiva già, non dico piena, però comunque già non come mia mamma all'inizio. Mio padre è negativo, boh, tipo super fortunato, non si sa, boh. E allora ci siamo un po' divisi, quindi camera matrimoniale io e mia madre, sala dove di solito faccio video, mio padre, e cucina per forza condivisa, quindi con mascherine, però cercando di stare un po' tipo, magari noi cucinavamo e mangiavamo prima noi e poi lui, insomma, un po' di casini. E da lì è partito tutto l'affare, quarantena, io sono in quarantena fino al 18 e mi stavo già sparando i primi giorni perché io dovete sapere che, ormai lo sapete, penso, sono una che stare dentro in casa sclera. E ho proprio bisogno di uscire, anche solo di andare a fare la spesa o di andare in farmacia o di andare all'edicola. Non dico di uscire tipo viaggi, magari, ma nel senso proprio un'uscita così. E boh, invece è un cavolo. Chiusa in casa, basta, finito per fin quando non sarò negativa. Ah, oggi è il sesto giorno, oggi è il sesto giorno, quindi che dire? Io non sono stata così tanto male, diciamo che sono stata male appunto domenica e lunedì parecchio, ma male nel senso di male alle ossa e stanchezza. La febbre l'ho avuta pochissimo, tipo 37 e mezzo massimo, la sera solo. Saturazione sempre buona perché comunque l'abbiamo tenuta sotto controllo perché sapete che è il Covid. Poi io con tutti i problemi che ho di allergia. Ah, una cosa boh, strana è che ho avuto un raffreddore micidiale per 5-6 ore lunedì. Infatti io l'ho detto, vabbè, ho respirato qualcosa che mi ha dato allergia. Poi ho preso il mio antistaminico e una tachipirina. Boh, si è fermato. E devo dire che non ho più avuto quel gran raffreddore. Sì, qualche starnutino e ciù lo faccio anch'io. E basta. Che altro dire? Un altro sintomo che ho riscontrato io è freddo, freddo alle mani e ai piedi, ma proprio che sono due pezzi di ghiaccio. Le labbra, ragazzi, le mie povere labbra. Le labbra sono state un disastro. Io ho già sempre i miei problemi d'inverno. Ma vi giuro che questo Covid me le ha buttate proprio nel WC perché sono, a parte i primi giorni, proprio male, dolore, cioè sembravano tagliate, bruciavano, tiravano, pazzesco. Ho usato praticamente mezzo di questo burro cacao karité di Equilibra, cioè praticamente era fino a qua, ne ho usato quasi metà, anzi, che non ci sta male. Poi mi sono riempita di brufoletti. Adesso ho messo un po' di correttore, però ne ho parecchi. E insomma, non si sta una meraviglia. Mi affatico subito appena faccio qualcosa. Tipo, magari mi alzo dal letto, vado in cucina, prendo da mangiare, vado in bagno, torno, sono già con la tachicardia e devo stare un po' tranquilla. Quarantena significa stare dentro in casa, non uscire, non vedere nessuno e è un casino perché non sapevo proprio dove sbattere la testa, anche perché se stai bene uno dice vabbè dai, in qualche modo fai, quindi ho pensato vabbè farò la resina, farò che ne so, colorerò i book, quelli relax, farò video appunto, eccetera, e invece sono stata abbastanza. Non proprio male, come vi ho detto, da dire oddio, sono KO totale. Però comunque affaticata, quindi non ho fatto nulla di che. Praticamente mi sono guardata una nuova serie TV che si chiama La città invisibile, Città Invisibili. E boh, non è che mi è piaciuta neanche tantissimo, nel senso che nì, cioè si lascia guardare, è una serie normale. E boh, carina, niente di che, insomma, l'ho finita ieri. Oggi probabilmente inizierò qualcos'altro oppure qualche film. E
Ho ripreso Animal Crossing perché era un sacco che non ci giocavo. Adesso, essendo che boh, devo stare qua, non so cosa fare, ho ripreso un po' Animal Crossing. Quindi, boh, mi sono messa a fare qualcosina, più che altro a fare soldi, le stelline, perché così posso fare la casa e abbellire la mia città, la mia isola. Un po' di Animal Crossing. Poverino, questo è il pupazzo di neve che si è sciolto. Questo è il mio super frutteto con tutti i vari frutti che ho sbloccato: limoni, durian, arance, ciliegie e mele. Dove sono le mele? Le ho già raccolte. Queste qua sono tutte mele nuove. Cioè, guardate lei quanto è carina. Ma to, io la amo lei. Infatti, quando per un po' non ho giocato, avevo paura che se ne andasse perché mi piace troppo. L'elefantina, che bella che è. Poi c'è lui che non mi fa impazzire. Infatti, quando l'ho visto, ho detto: ma perché sei venuto nella mia isola? È un pinguino, però è un po' antipatico. Poi, da poco è arrivata lei. Penso sia o un formichiere o un armadillo. Si chiama Annalisa. Questa è casa sua perché non la trovavo in giro. Ho detto: vado a casa sua. Non è male neanche lei. Devo dire che ho parecchi nuovi ospiti come città. Poi guardate Mati quanto è bella, la gattina. Lei è spettacolare, anche lei non voglio che se ne vada perché mi piace un sacco. E una gattina azzurra tigratina, lilla, azzurrina, bellissima, questa è casa sua. Poi c'è lui che sinceramente mi piace un sacco, è nuovo perché si è trasferito da poco. Ma è un piccione, ragazzi, io adoro i piccioni e mi piace un sacco, guardatelo che carino che è. No, vabbè. In realtà si chiama Alligalli e potrebbe essere un gallo, però secondo me è un piccione. È carinissimo. Lui è storico, Gigi. È una vita che c'è lui nel mio villaggio. Poi altra new entry è Corrado ed è un koala rock. Lui è un koala rockettaro, mi fa impazzire, mi fa morire, mi fa. Cioè, veramente, è troppo simpatico secondo me. Ho avuto una super fortuna perché sono tutti in casa. Questo è l'ultimo abitante che vi devo far vedere. Si chiama Kit ed è una cangurina con il cangurotto nella panza. Guardate. Si vede male perché i pixel sono come sono. Però quanto è tenera. C'è praticamente una mamma canguro col suo piccolino. E questa è casa sua. Mi preparo questo che è un infuso che mi hanno regalato a Natale ai frutti di bosco. Siccome mi hanno detto è importante bere, idratarsi, l'acqua mi ha scocciato, provo questo. Tazzone, tazzone grande, questo non lo uso mai perché non mi piace, però è bella grande. Zucchero. Uno, due e tre che servono energie. Poi ci si mette il filtro. Filtro che si vede che non è il suo perché non ci sta bene. E poi andiamo a colarlo. E voilà, che bel colore che ha e buon profumo anche. Tazzone. Tazzone con tisana, prova assaggio perché non l'ho mai assaggiata la prima volta. È bollente. Non è male, però è caldissima, cioè bolliva un sacco, infatti. Sa parecchio di fragola, direi. Fragola e lampone, tipo. Non è male. Però è troppo calda per gustarla. Il colore è super rosso, cioè. Dal video si nota forse poco, ma è proprio rosso, tipo il vino. E adesso me ne vado un po' a riposare perché sono già un po' stanchina. Ma guardate un po', che non ve li faccio vedere chi c'è qui.
Il piccolo Anterino. Sa, ti fai vedere un secondo? Che io non posso neanche starti troppo vicino perché poi mi viene il raffreddore triplo per allergia a gattos. Ciao, patata. Oh, lui è rimasto piccino. Cioè, lui è proprio piccino come gattino. Vero che sei un micio carino. Ma sì, proprio un micio carino. Oh, fai la nanna al caldo, tu bravo. Ti prendo questi baffi. Te li prendo i baffi. E di là ci abbiamo anche Gatto Jump. Eccolo lì, occhioni. Occhioni. Va bene, andiamo da Jump, va. Eccolo qui, l'altro gattone. Questo è un po' più XXL come gatto. Ed è il mio patato, lui. Lui è un patatone. E anche un po' strunzine. Odia che gli si toccano le zampe. Infatti, se tocco le zampe, parte il morso. Bella questa zampa. Bella questa zampa. Va bene, no, va bene, va bene. No, no, dai, no. Ma sei proprio antipatico, eh. Però guarda che bello che sei. Madonna. Ovviamente lui è super casalingo in inverno. Sì, zampina, zampina. E super girovago in estate. Poi io in realtà ho un altro gatto, ragazzi, ma non ve l'ho ancora presentato. Ci ho fatto tanti video e ve lo farò poi vedere in un video. Perché io ho un altro gatto che però è una storia che metterò poi, diciamo, come video a parte. Si chiama... Dai, lui vuole giocare. Tu sei un anziano, dovresti stare tranquillo. È più bravo l'altro. Un altro non graffia, tu ogni tanto sì. Però sei cute. Guarda che faccina. Guardi che faccina. Madonna. Momento, vitamine. Queste le avevo prese per caso. E sinceramente, boh, sono buone. Sono delle caramelle gommose fatte così, tipo a cupola. E sono buone, sono i frutti rossi, frutti di bosco, pagate 6,90 euro. E nulla. Almeno prendiamo qualche vitamina e poi mi hanno dato questo. Sì, è molto importante questa lattoferrina e la vitamina C. Quindi un po' con questo e un po' con questo integro praticamente tutte le vitamine. Ora, visto che non sto troppo male, mi metto un po' al computer. Tra l'altro, il mio computer ha uno sfondo che ho da un sacco di tempo ed è Daryl di The Walking Dead. E mi piace un sacco come immagine. Andiamo a lavorare, va? Ok, ragazzi, è sera e io vado a provare a fare questo test. In pratica è come quelli che fanno in farmacia, però te lo fai da solo. Faccio vedere com'è il kit. Allora, questo, aspettate che dovrei cercare di non tremare, vabbè. È il contenuto che ha il kit, ovvero il tampone, questo da mettere su per il naso, la piastrina e il liquido. Allora, questo liquido qui, scusate, le riprese un po' così, si infila qua e si va a aprire questo poi. Ora vado a fare il tampone e poi vediamo. Momento pianto fatto. Come vedete nel coso c'è il mio tampone che ho aperto il botticino, l'ho messo dentro. Adesso poi vado a mettere le gocce qua dentro. Ok, ho messo tre gocce qua sopra la S e adesso piano piano dovrebbe rivelare la cartina. Vediamo, bisogna aspettare 15 minuti. Quindi si mette il liquidino nella S e poi boh, si fa così. Aspettiamo. Cioè, boh. Allora, io non canto vittoria perché da questo che si vede è negativo, perché vedete che non c'è niente di T. Lo avvicino anche più che riesco.
c'è proprio solo la C bella marcata, che vuol dire che ho fatto il test giusto. Però, come ho detto, non canto vittoria perché avevo fatto il test il giorno prima di farlo in farmacia ed era così, era negativo, invece poi era positivo. La farmacista mi ha detto che non è che questi non sono attendibili, ma magari non si va in profondità abbastanza. Sebbene io mi scavo abbastanza il naso, vado in profondità, lacrimo, eccetera. Però vabbè, volevo provare, visto che siamo a metà quarantena, un po' più di metà quarantena, ho detto vediamo. C'è anche gente che ha avuto fortuna e si è negativizzata, mi hanno detto, in una settimana. Quindi io sono già, cos'è, 7-8 giorni. Boh, speriamo. E boh. Ragazzi, io vi saluto qui. Spero che questo vlog casalingo di aggiornamento vi sia piaciuto. Secondo me non è venuto male. Fatemi sapere in un commento perché non mi sembra venuto male. Come sempre, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e un commento qua sotto. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui e alla prossima. Ciao!